e bentornati qui al ristorante Anthony Marra, che si trova a Castellana Grotta in provincia di Bari, nella meravigliosa Puglia. A fianco a me il patron chef Anthony Marra, che oggi preparerà qualcosa di molto speciale per voi e io cercherò di scoprire tutti i suoi segreti. Anthony, da dove cominciamo? Ciao Valeria, ciao a tutti. Oggi andremo a proporre un classico della cucina napoletana. Wow! Faremo una pasta alla genovese. Gli ingredienti per questa nostra ricetta sono la cipolla, sedano, carota, un po' di alloro, delle scorzette, del burro, sale, pepe e un po' di formaggio. Che, le scorzette? In che scorzetta senso? Questa è una parte, praticamente, è la costata dissossata del nostro vitello. Okay. Quindi, come prima cosa, andremo a privare la nostra scorzetta del suo nervetto, in questo modo qua. Lo andremo a tagliare perché la forma è abbastanza grande, in questo modo. E poi cosa ho voluto fare, a differenza della classica ricetta alla genovese? Cambiare un po' sia i tempi di cottura, sia il tipo di carne utilizzato, perché nella ricetta originale viene usato o il girello o il magatello, che poi sarebbe la stessa cosa, solo che cambia il nome in base alla zona in cui ci troviamo. Io invece ho voluto portare la nostra braciola. Quindi adesso hai messo il formaggio. Ho messo un po' di formaggio, semplicemente. Qualsiasi formaggio, giusto? Io preferisco parmigiano per questo tipo di preparazione. Però se ci piacciono i sapori abbastanza forti, possiamo usare un pecorino, possiamo usare quello che vogliamo. Come vedi, andiamo a comporre le nostre braciole. Di solito in casa ci mettiamo parecchio formaggio, invece ho visto che hai messo giusto e necessario. Nella braciola classica, le ricette più antiche, quelle della nonna e quant'altro, mettono anche il pezzettino del lardo, mettono il prezzemolo. È giusto. Ci mettono una puntina d'aglio anche, pecorino, quindi la rendono abbastanza speziata. Ovviamente io dico sempre una cosa, quando andiamo a rivisitare dei cavalli della nostra cucina, praticamente la cosa che dobbiamo sempre tenere presente è quella di rispettare comunque il volere della ricetta. Quindi noi possiamo dare un valore aggiunto, non dobbiamo né coprire né sostituire. Questo ci tengo a dirlo. Procediamo con un filo d'olio extravergine, un filo generoso, come piace a me. Abbiamo usato un monocultivar frantoiana come varietà di oliva, quindi lo facciamo riscaldare per bene il nostro olio e poi ci andremo a soffriggere la nostra braciola. Nella ricetta classica della genovese va inserita prima la mirepoix, che è un trito di sedano, carote e cipolla, e poi ricoperta abbondantemente di cipolla, perché la base di questa ricetta è la cipolla, quindi è un ragù bianco fatto con questa cipolla sfumata. Infatti ce n'è in abbondanza di cipolla. Esatto, quindi la cipolla viene stufata in maniera del tutto prolungata e poi avremo questo ragù molto intenso, molto dolce, che andrà a glassare e a mantecare la nostra pasta. Ok. Io invece cosa faccio? Parto dalla carne, quindi senti il suono in questo modo qua. Ci vado ad aggiungere due foglioline di alloro in questo modo e faccio in modo che tutti i succhi che la nostra carne contiene devono essere cicatrizzati. Tecnicamente questa si chiama la reazione di Maillard, quindi la caramellizzazione degli zuccheri. Ora, perché io ho voluto fare questo passaggio? Proprio perché voglio mantenere l'integrità della carne anche. E quindi portare a una bella rosolatura la nostra braciola, in questo modo qua.
Totalmente diverso il modo. Beh, perfetto. Non ci preoccupiamo di vedere che qualche parte sul fondo della nostra casseruola rimane, sai, un po' della nostra carne bruciacchiata. Anzi, vi farò vedere come proprio quella parte lì che si attacca leggermente ci darà un valore aggiunto al nostro, alla nostra ricetta, perché noi dopo andremo ad inserire la cipolla dentro questa casseruola, quindi dove contiene la parte primaria dei succhi della nostra carne. Giriamo per bene, in modo che tutte le pareti della carne devono ricevere questa scottata, no? Questo soffritto. A questo punto, per me, il primo passaggio è avvenuto con successo. Cosa andremo a fare ora? Faccio vedere una cosa. Andremo a far fuoriuscire, tra virgolette, quel sangue, quei liquidi che la carne non è riuscita a cicatrizzare, e per non averli in cottura o nel piatto li faremo cacciare via prima. Come facciamo? Semplicissimo. Prendiamo un pezzo di carta stagnola, in questo modo, quindi allungo. Prendiamo carne, ovviamente, la nostra e in questo modo semplicemente andiamo a chiudere. Il calore che si andrà a creare all'interno di questa camera farà in modo che i succhi in eccesso vadano via, e quindi noi non avremo sorprese nel nostro piatto. Ora è un segreto questo, quello che ti dicevo prima. Come vedi, andiamo a togliere l'alloro, perché dopo un po' di tempo rilascia degli oli resinosi e possono essere amari, quindi lo andiamo ad eliminare. Iniziamo nostra carota, ovviamente prima è stata pelata per bene, mondata, e andiamo a fare un piccolo trito, semplicemente in questo modo. Ci mettiamo la parte. Prendiamo. Ovviamente nelle mani di Anthony sembra tutto semplice e facile. Una puntina del nostro sedano. Io consiglio sempre di togliere un po' la parte filamentosa, perché è vero, è più buono magari se lo dovessimo incontrare lungo il nostro percorso gustativo. No, è una bella idea. Si comporta nella maniera giusta, quindi in questo modo qua. Stessa cosa, consiglio quando facciamo l'aglio di fare questa cosa qui, in modo tale che il piatto non scivoli e lavoriamo in sicurezza. Quindi semplicemente come abbiamo fatto per la carota. Io rimango incantata a vedere Anthony che è tritta, è bellissimo proprio. Ok, in questo modo qua. Il nostro, la nostra base è pronta. Cosa andiamo a fare? Al posto di usare l'olio, a questo giro andiamo a utilizzare il burro. Perché il burro? Perché per me in questa preparazione il burro ci dà una cremosità, una dolcezza in più, e quindi a mio parere sposa abbastanza bene con la nostra cipolla. Quindi andiamo a mettere più o una meno nuce. in grammi saranno 50 grammi sicuro. Okay. Quindi prendiamo il nostro burro. Mi raccomando a non far friggere il burro, perché può diventare tossico, o meglio se frigge diventa tossico, quindi fiamma molto moderata, giusto il tempo che si scioglie. Si deve sciogliere, esatto, quindi non andiamo con questa violenza verso il burro. Il burro, come coccola il nostro palato, così vuole essere coccolato. È giusto. Quindi in questo modo qui andiamo a far staccare, vedi? Sì. Queste parti che prima andiamo a creare una vera e propria miscela. Burro, un po' di olio che c'era, questi liquidi che sono della nostra braciola che sono rimasti in casseruola. Perfetto. A questo punto ci mettiamo
le nostre verdure. Che odore, buonissimo. In questo modo qua. Non aggiungo la cipolla ancora. Infatti. Perché? Perché ovviamente carote e sedano hanno due consistenze diverse. E quindi io tengo prima a far appassire leggermente questi altri due ortaggi. Sì. E poi ad aggiungerci la nostra cipolla. Quindi. E come vedo, cipolla comunque non viene tritata. La cipolla viene tagliata semplicemente in questo modo qua. Mm-hmm. Neanche molto sottile, perché è una scelta il fatto di non tagliarla sottile, perché avendo una cottura prolungata, mm-hmm, non voglio che la cipolla bruci. Quindi per evitare che la cipolla bruci, oltre ad avere una fiamma moderata, anche il taglio è importante, quindi certo, è l'origine di un qualcosa. Facciamo questo taglio abbastanza grossolano, mm-hmm, così la cipolla ha tutto il tempo di disperdere i suoi liquidi e di cuocere dentro il suo succo stesso. Quindi qua più o meno saranno due cipolle. No, io stavo parlando due o tre minuti. Appassire le nostre verdure. E queste saranno all'incirca 5 cipolle. 5 cipolle. Esatto. E infatti. È una dose importante, sì. A questo punto andiamo a mettere le nostre cipolle all'interno. Diamo una bella mescolata in questo modo, vedi? In modo, vedi la cipolla come sta catturando tutti i liquidi che li abbiamo preparato prima, mm-hmm, preparato una bella accoglienza, no? Guarda in questo modo. Lo facciamo vedere che è proprio bello. In questo modo noi non andremo ad aggiungere assolutamente nulla, ma vi farò vedere un'altra cosa, un altro passaggio importante che vi aiuterà a far cuocere in maniera del tutto nature la nostra cipolla. Okay. Quindi senza aggiungere l'acqua, il brodo, qualsiasi no, altra cosa. Quindi ora prendiamo della pellicola e andiamo a fare questo gioco qua. Non si scioglie sulla pentola? Assolutamente no. Invece si potrebbe semplicemente chiudere con coperchio? Assolutamente sì. Ok. Io preferisco questa perché innanzitutto ho una visuale diversa. È giusto, si vede molto di più così. Qualche giro in più di pellicola. In questo modo qua. E interessante. Inizierà cosa? Inizieranno i liquidi ad arrivare sulla parte della, mm-hmm, pellicola. Automaticamente il vapore che tocca la pellicola si ritrasformerà allo stato liquido e ritornerà all'interno. Giusto. E quindi avverrà una vera e propria cottura stufata senza l'aggiunta di nessun altro tipo di liquido ingrediente. La lasciamo andare per circa un paio d'ore. Assolutamente sì. Ovviamente a fiamma bassa. A fuoco bassa. Molto molto basso. Okay. Come vedi Valeria, passate circa 2 ore, mm-hmm, passato 1 ora e 3 quarti per la precisione, vedi il nostro pallone che contiene il nostro vapore della cipolla. Ora andremo a scoperchiare il tutto e aggiungerci la nostra carne. Ecco. Quindi perfetto. Aiutatevi, si sente un odore buonissimo. Aiutatevi con l'ausilio di una pinza, di un qualcosa. Come vedi la pellicola è tutto ok. Mettiamo qui. Una cosa in meno da lavare. Vedi come ha cacciato la sua acquetta. Vedi quelle parti marroni? Sono quelle parti che c'erano sul fondo, mm-hmm, del soffritto della carne. Perfetto. È appassita per bene, la cipolla è stufata, non ha avuto nessun tipo di shock. A questo punto andiamo ad aprire la nostra carne. Vedi? Vedi? Vieni Valeria, vieni. Sì. Okay. Come vedi? Dobbiamo togliere la bottiglia così si vede meglio. Assolutamente. Perfetto. Puoi toglierla anche tu, non succede niente. Quindi, come vedi, la nostra acquetta presente. Cosa andiamo a fare ora? Facciamo ultimare la cottura della nostra braciola. Quindi si insaporirà, sì, ancor più. Ovviamente quella acquetta la lasciamo lì.
L'acquetta ora va nel posto dove merita, nella spazzatura. Ok, in questo modo chiudiamo, fate attenzione, sporchiamo sempre quanto meno possibile e andiamo ora a aggiustare leggermente di sale. E infatti, è il momento del sale. Di sale fino, non siate molto aggressivi col sale. E a me piace anche aggiustare con un pizzico di pepe nero in questo caso, ma proprio, guarda, parliamo di veramente... di un soffio. Dice Giorgione, che seguo perché mi è molto simpatico, un non nulla di pepe. E quindi te lo dico anch'io in questo modo. Non nulla. Va bene. Facciamo ultimare la nostra cottura, però cambiando un po' la vivacità della fiamma. Quindi andiamo ad alzare leggermente e andremo poi a sfumare il tutto con un goccio di vino bianco secco e soprattutto fermo. Perché? Perché è una ricetta molto dolce. Potrebbe dopo la seconda forchettata magari essere troppo pesante, troppo piatto come gusto. Aggiungendo il nostro vino alla fine della nostra preparazione, andiamo a dare al nostro preparato delle note acidule, quindi andiamo a spezzare un po' questo contrasto con la nostra cipolla. Giusto, quindi dopo un bel po', insomma, bisogna... Esatto. Ok. Arrivati a questo punto, come vedi, le bollicine, giusto per renderci conto, sono sempre più larghe, quindi vuol dire che il liquido inizia a scarseggiare e a questo punto andiamo a deglassare leggermente con un goccio di vino bianco, in questo modo. Pensavo lo mettiamo tutto? No, giusto un po'. Ah, esatto. Poi ovviamente la dose è sempre proporzionata alla quantità, questo è chiaro. Quindi facciamo evaporare la parte alcolica del vino? Del nostro vino, esatto. Mi piace, oggi ti vedo che mi segui proprio con attenzione. Ho fatto le prove. Facciamo ultimare la cottura per altri scarsi 5-6 minuti e poi procederemo a far che? A rimuovere la carne dall'interno, quindi verrà sminuzzata al coltello e andremo a creare una vera e propria vellutata con la base della nostra cipolla. Che poi andiamo a incorporare con la pasta. No. E questo è un'altra diversità da quella che è la ricetta classica. Anzi, ci tengo a dire una cosa che non abbiamo precisato, che è una banalità, però è giusto farlo sapere. Quando noi parliamo di pasta alla genovese, tutti possono immaginare che abbia a che fare con la Liguria, con Genova. Assolutamente no, è un piatto tipicamente napoletano che però non si riesce ancora a capire da dove provenga il nome. Ci sono varie scuole di pensiero, varie teorie. Quella più, diciamo, affermata è quella che alcuni colleghi cuochi genovesi, quando si trovavano a Napoli, quindi nel territorio napoletano, nel periodo aragonese, abbiano preparato questa ricetta che risale al XV secolo. Quindi fonti che abbiamo certificano, o meglio dicono, questa cosa qui. Come vedi, la nostra crema si sta quasi creando in questo modo. Scusatemi, io sono un po' più abituato a girare in questo modo. Ora cosa facciamo? Semplice. Andiamo a rimuovere. Spegniamo. Perfetto. Andiamo a rimuovere la nostra carne. La predisponiamo sul nostro tagliere. Non dimentichiamo di togliere i stuzzicadenti. Assolutamente no. Ora lo andiamo a precisare, a far vedere. E poi rimuoviamo magari se c'è qualche punta di cipolla in più e andremo a frullare ora la nostra crema. Ok, ecco. Ora con l'ausilio di
una schiumarola e un cucchiaione, andiamo a prendere la nostra cipolla. Perché uso la schiumarola? Perché vado a pigiare la nostra cipolla, lasciando parte dei liquidi all'interno della nostra casseruola. E poi in questo modo lo mettiamo in una brocca dove con il mixer verrà praticamente frullato. Proprio verrà fatta una purea vera e propria in questo modo qua. È un movimento semplicissimo, quindi nulla che non possa essere eseguito con estrema facilità. Il nostro liquido è sufficiente quello, quindi ora possiamo procedere. Si può frullare comunque in qualsiasi modo, non lo so, con assolutamente, c'è possiamo, qualche regola particolare? No, possiamo usare un blender, possiamo usare un mixer, possiamo usare quello che vogliamo tranquillamente, quindi non vi create tutti questi problemi che non servono. Allora, andiamo avanti, ci aiutiamo. Sempre un po' di olio. Un po' di olio, ci dà quel sapore Puglia mediterraneo che a noi pugliesi fa andare di matto. Iniziamo. Okay. Alla massima. Ci aggiungiamo. Vediamo quanto olio. Ok. Bello, sta diventando sempre più bello. Una crema di cipolle. Incliniamo leggermente in maniera tale che la crema possa roteare all'interno e quindi avere una frullata omogenea. Qualche secondo ancora. Sì, sì. Si vede come si trasforma. Non siamo nello studio dentistico in questo momento, ma siamo in cucina con Anthony Marra, che sta semplicemente frullando le cipolle. Ok. Perfetto, veramente bello. Ok, Donato, questo può andare via. Ed ecco la nostra crema. Guarda, ah. Valeria. Beh, quindi stiamo rimettendo a campo in pentola. Sì, lo mettiamo in casseruola perché dopo, nel momento in cui in casseruola ci servirà, andremo giusto a riscaldare il nostro, la nostra crema e a ultimare la nostra ricetta. Questo è un segreto anche per far mangiare i bambini la cipolla. Loro non se ne accorgeranno sì, proprio che è la cipolla. Assolutamente sì, a volte bisogna usare delle strategie per far gustare alcuni alimenti che con il pregiudizio del gusto si ha paura di assaggiare. Quindi bellissimo, io ora idea. Vado ad assaggiare di sale. guarda Anthony quanto è bello. Poggiamo qui. Perfetto. È morbido, è dolce, è cremoso. La cipolla c'è, ma è come se non esistesse. Quella nota armoniosa del vino aggiunto alla fine. Mm-hmm. Wow! E questo è bello. Questa allora, è una cosa bella. L'acqua a bollore. Perfetto. Sempre col sale moderati. Basta così. E andiamo a aggiungere i paccheri. Ovviamente la quantità è un po'... I paccheri rigati. Noi stiamo utilizzando un pacchero rigato. Sì. Trafilato al bronzo, che ci serve quella rugosità che deve catturare la nostra salsa. È giusto. Andiamo, messi un po' di più, se no Donato poi si arrabbia. Allora, andiamo avanti, mescoliamo al volo. E aspettiamo la cottura. E aspettiamo
la cottura, ma nell'attesa ci prepariamo un'altra chicca che andrà a dare potenza di gusto, quindi espressione nel nostro piatto, alla nostra ricetta. Ora Valeria, prenderemo una padella. Qui andiamo a ampliare un po' un discorso sia soggettivo ma tecnico, quindi una delle mie scelte, qual è? In cucina vediamo sempre questi piatti molto ricchi di salse, molto ci sta, va bene, assolutamente. Però se noi andiamo ad utilizzare una pasta di altissima qualità con un grano come quello che noi utilizziamo, 100% pugliese, è giusto che bisogna valorizzare anche la pasta. Con questo cosa voglio dire? La pasta ha un sapore e quindi deve essere percepita anche nel piatto ed è la base che va a legare quella che è la salsa, quindi il condimento, pasta, e va a creare la magia dell'equilibrio. Quindi cosa andrò a fare io? Non andrò a saltare la pasta in quella crema abbastanza forte, abbastanza accentuata. No, andrò a creare una vera e propria glassa, quindi un pizzico, una noce di burro, la facciamo sciogliere in questo modo, ci prendiamo un bel segreto da scrivere, quindi prendiamo un cucchiaione che ci aiuterà a far sciogliere prima il nostro burro. Vedi? L'acquetta che abbiamo rimasto della cipolla. Ecco perché l'hai lasciata. Ho detto che è strano che non l'ha tolta. In questo perché modo. Perché c'è un segreto. E ora facciamo unire questa base grassa al nostro liquido, facendolo tirare leggermente. Così. Basta. Perché tirare? Tirare significa far asciugare un po' il liquido, quindi renderla leggermente un po' più densa. Vedi? Sì. Basta. Perfetto. Questa sarà la salsa, la base che andrà ad abbracciare la nostra pasta. La pasta deve rimanere lucida, deve rimanere viscosa, deve rimanere nella sua forma più lucente che possa esistere. Quindi è un ingrediente importante anche esso, non bisogna mai sottovalutarlo. E infatti, a questo punto, cucinando tutti i giorni, un pochino di sale anche qui, svalutiamo molto la pasta, è giusto. Anche quando si compra, questa è una cosa basta che a me proprio non scende. Quando compriamo la pasta non andiamo a vedere, non vediamo solo il prezzo, vediamo anche i tassi di tossicologicità di questa pasta. La pasta è l'ingrediente più utilizzato dagli italiani, come la pizza, quindi le farine in quel caso. Non diamo tutto per scontato. Come scegliamo per bene il pesce, l'orata e tutto quanto, scegliamo per bene anche la pasta. Bello, un bel consiglio. Grazie. Allora, più o meno quanto tempo ci vuole? Allora, qui andremo a fare una mezza cottura in acqua bollente, quindi casseruola, dopodiché andremo a fare una mezza risottatura in questa padella con questa salsa, in maniera tale che l'amido che lascerà il nostro pacchero, più la trafila, più l'effetto rigato, andrà ad abbracciare questo liquido. Perfetto. E ora nel frattempo andremo a preparare la nostra carne, quindi priviamola. Dei nostri. Mi raccomando, ricordatevi quanti stuzzicadenti avete messo. Esatto, quindi in questo modo. Per non fare sorprese a nessuno. Prendiamo la nostra braciola e la andremo a sminuzzare in questo modo, molto semplice. Bello. E voilà. Bene. Quindi diciamo, fra virgolette, a striscioline. Esatto, una filangère, va, se vogliamo essere proprio tecnici. In questo modo la predisponiamo nel piatto. In un piatto, in questo modo. Vedi, ci tengo a farvi vedere, nonostante la cottura sia stata prolungata.
Sì. Guarda, il rosa. Sì. All'interno della nostra carne. È buona. È la parte più bella del mio lavoro. È giusto. A questo punto aggiustiamo leggermente di sale. Sale, perfetto. Beh, sono curiosa adesso dove cosa va su. Leggermente. Dove la mettiamo adesso? Di pepe. Ta 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 tan. Un po' della nostra crema di cipolle. E andremo in questo modo a mescolare il tutto. Così. La lasciamo qua. Siamo quasi pronti con la pasta. Esatto. Quindi okay. Abbiamo fatto tirare la nostra salsa in questo modo. Ci andiamo con un poco di acqua di cottura, ho visto. Assolutamente sì, perché deve ultimare. Giusto. La cottura in questo modo e iniziamo una fase di risottatura. Predisponiamo, consiglio sempre una padella bella larga per la pasta che dobbiamo, non andiamo a sovrapporre okay. la nostra pasta, in modo che la fonte di calore possa essere omogenea per tutto, come se ogni pezzettino ha il suo spazio. Esatto. Guarda pasta. Già la lucentezza dovuta sì. al burro, dovuta al succo. E quindi automaticamente inizia sì. a rilasciare l'amido, la pasta. Perfetto. In questo modo. Ci aiutiamo con l'ausilio di un mestolo per allungare leggermente. Usiamo l'acqua della pasta perché c'è, vedi? Sì. L'amido. Ah, quindi tu vai proprio a prendere quella parte bianca. Esatto. Io di solito la tolgo, no, e invece sbaglio allora. Assolutamente. Da oggi non sbagliare più. Da oggi non sbagliate neanche voi. Quindi lasciamo ultimare la cottura, vedi? Sta. Ma noi abbiamo lasciato quell'altro pezzo per qualche altra cosa o quel pezzo in più? Okay. Io in genere nelle dosi c'ho sempre qualcosa in più perché è giusto. Però chi cucina a casa ovviamente deve tritare tutta la carne. Assolutamente sì. Giusto. Quindi come vedi Valeria, la nostra pasta ha raggiunto la bavosità giusta, la lucentezza, guarda com'è lucido qua. È vero. Guarda. Infatti si vede pure senza provarla che è pronta. È lucido. Ora prendiamo la nostra salsa di cipolle che abbiamo scaldato. Quindi. E cominciamo ad impiattare. Iniziamo ad impiattare. In questo. Quindi. Così. I trucchi di Anthony. In questo modo. Ecco. Poi procediamo con, prendo un cucchiaione, un attimo solo. Un cucchiaio grande. Ora procediamo con la nostra pasta. Quindi uno. Vediamo. Due. Tre. Quattro. Anthony, non solo cuoco ma anche ingegnere. Quindi ultimiamo con la nostra carne in questo modo. Bello. Così non me lo avrei sarei mai immaginato. Ok. Ultimiamo con
un poco di olio, un filo di olio in questo modo qua, e a finire delle foglioline di basilico fresco e del basilico lime, quindi è un basilico, basilico a lime aromatizzato. Davvero? Certo. Esiste? Assolutamente. Bellissimo. Andiamo a pulire. Che bel tocco di verde. Vi dispiacerà di mangiarlo? Bellissimo. La nostra pasta alla genovese è pronta. Provatela. E non dimenticate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao. Anthony, grazie mille, è stato davvero bellissimo stare con te. Ma sono le poesie che fa Anthony, non sono i piatti. E sai che può interessare o coinvolgere anche te.